cosa sta succedendo? Sono mesi che Microsoft ci fa una testa tanta dicendo che Serie X sarebbe stata la console di nuova generazione più potente in assoluto e poi andiamo a caricare i giochi e scopriamo che spesso e volentieri questi girano meglio su PlayStation 5. C'è qualche cosa sotto? C'è qualche mistero misterioso che non riusciamo a capire? No, in realtà la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quello che si può a prima vista pensare. Scopriamola insieme. Ed effettivamente è tutto vero, cioè Assassin's Creed Valhalla, gioco su cui Microsoft sta puntando molto, gira alla massima risoluzione, meglio su PlayStation 5. L'ultimo Call of Duty ha degli aspetti migliori per quel che riguarda il supporto al ray tracing su Serie X, ma in realtà sui 120 fps, su questa modalità così estremamente fluida, PlayStation 5 è ancora una volta in vantaggio. Lo stesso è accaduto con Dirt 5. Il nuovo gioco Codemasters a bordo pista presenta molti più dettagli su PlayStation 5 che su Serie X. Veramente è una cosa incredibile per una console che vanta più teraflops, una GPU più potente e comunque una gestione del flusso dei dati che non ha poi in fondo niente da invidiare alla console Sony. E allora, cosa sta succedendo? Siamo davvero convinti che da qui ai prossimi 6-7 anni Xbox Serie X andrà sempre sotto PlayStation 5 quando si tratterà di vedere i giochi finalmente girare sugli hardware reali? No, le cose potrebbero cambiare e anche molto velocemente. È sempre interessante vedere cosa fanno queste redazioni tecniche quando comparano i diversi giochi su diverse piattaforme. È un lavoro interessante anche solo dal punto di vista prettamente accademico, ma mai come in questo caso è davvero molto presto festeggiare la supremazia apparente di una console sull'altra, perché come abbiamo detto in questo specifico caso, in questa specifica battaglia che vede Serie X e PlayStation 5 contrapposte, ancora non abbiamo tutte le pedine sulla scacchiera. Perché che cosa è successo? È successo che Microsoft ha deciso di adottare per la sua nuova console un'architettura RDNA 2, quindi una architettura di nuovissima generazione creata da AMD, e questo naturalmente ha comportato dei ritardi anche semplicemente nella manualistica e soprattutto nel riuscire a distribuire in maniera equa e per tempo i vari kit di sviluppo aggiornati proprio a questa architettura importantissima, che avrà sicuramente dei benefici sul medio-lungo periodo, ma che di fatto oggi con la sua implementazione ha rallentato un po' lo sviluppo su Serie X, cosa che non è successa su PlayStation 5. È vero, da parte di Microsoft suona quasi come una scusa. No, professoressa, non sono riuscito a fare i compiti perché il quaderno me lo ha mangiato il maledetto cane. Ma in realtà è quello che si evince anche dalle prove tecniche dei numeri uno sul campo, ovvero i ragazzi inglesi di Digital Foundry, che in qualche modo hanno portato alla luce tutte queste discrepanze tra versioni differenti del medesimo gioco che sono uscite in questi giorni. Anche Digital Foundry è concorde nel dire che questi non sono problemi legati ad un eventuale collo di bottiglia che non consente di performare al meglio l'hardware Microsoft, ma più che altro dei problemi di ottimizzazione dei singoli giochi. E questi problemi di ottimizzazione spesso emergono, arrivano in superficie proprio quando non ci sono dei dev kit aggiornati, proprio quando gli sviluppatori hanno dovuto sviluppare il gioco su dev kit vecchi o comunque che non includono tutte quelle feature che avrebbero sicuramente reso il loro lavoro migliore. Cosa diversa invece per quel che riguarda Sony, che da quanto pare ha avuto l'accortezza, ma soprattutto la possibilità di distribuire i dev kit ai diversi sviluppatori molto in anticipo sui tempi e di conseguenza molto in anticipo sui tempi Microsoft. Per il momento è tutto, il consiglio quindi è aspettare a cantar vittoria. Lo sappiamo che fa piacere vedere una console su cui abbiamo speso 500 euro, il cavallo su cui abbiamo puntato, vincere, però bisogna aspettare. Prima di cantar vittoria, forse mai come in questo caso, è necessario aspettare e vedere un po' come andranno i giochi successivi.
Qui sotto potete scrivere i commenti e come al solito il consiglio è soltanto uno: continuare a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali. Alla prossima!